Oggi ti rivelerò tre soluzioni geniali che risolveranno tre problemi che sono sicura avrai anche tu in casa tua. Le tre soluzioni che ti mostrerò le ho prima testate personalmente, sono facili da mettere in pratica, veloci e soprattutto hanno un costo davvero irrisorio. Se ti interessano i miei video, metti un pollice in su e iscriviti al canale e non dimenticarti di condividere il video con i tuoi amici. Questo video è la risposta ad alcuni piccoli ordinari problemi che incontriamo nella vita di ogni giorno in casa nostra. Per la precisione ti do la soluzione a tre problemi che sono certa avrai anche tu a casa tua e in particolare ti do delle soluzioni che ti faranno impiegare pochissima fatica, pochissimo tempo e soprattutto pochissimi euro. Cominciamo dalla prima. Nell'ingresso di casa mia avevo necessità di avere degli appendicappotti al di fuori dell'armadio. Ho comprato questi appendini che potete trovare facilmente in qualsiasi negozio specializzato e che costano qualche euro. Li ho avvitati nel laterale dell'armadio e, dopo un po' di tempo, a furia di sopportare pesi, sono crollati. Mi era rimasto l'armadio con un buco enorme, non avevo più la comodità dell'appendino, così mi è venuta un'idea. Sono andata da un ferramenta e mi sono fatta dare un dado a misura della vite dell'appendino e voilà! Appendino a prova di bomba che non si muove più e buco dell'armadio coperto alla grande. La seconda soluzione riguarda la raccolta differenziata della plastica. Al giorno d'oggi abbiamo un sacco di contenitori per differenziare i nostri rifiuti e, per chi ha poco spazio sotto il lavello della cucina, diventa un problema. La soluzione che ho trovato è questa. Ho comprato un vaso per piante molto alto e nello stile della mia casa. Eccolo qui. Ho eliminato il vaso interno che avrebbe dovuto tenere la pianta e ho coperto l'apertura con un centrotavola che facesse da coperchio. All'interno c'è lo spazio per un sacco condominiale dove io butto la plastica. Il centrotavola l'ho decorato con dei pupurri e una candela. È comodo perché, essendo molto grande, non ha bisogno di essere sostituito spesso. Posso tenerlo in soggiorno perché è decorativo e, contenendo la plastica, pur essendo di fatto un sacco della spazzatura, non dà odori. Terza soluzione, copertura di una nicchia che è diventata un portascope. Di fianco ad un armadio di casa mia era rimasta una nicchia molto piccola dove, per chiuderla, avrei dovuto far fare un'anta su misura. Ho preso le misure dell'apertura della nicchia e ho ordinato su un sito online un pannello color lavagna ed una calamita adesiva. Ho attaccato la calamita al pannello e al muro. Ho messo degli appendini per le scope di fianco all'armadio e ci ho appeso i miei bastoni. Stanno tutti perfettamente in ordine e fuori dalla vista. Ho speso in tutto meno di 30 euro. Spero di esserti stata utile. Non dimenticare di iscriverti al canale e se hai bisogno di qualche consiglio, scrivimi nei commenti e sarò felice di risponderti. A presto!